Sì, nuovo episodio. Iniziamo questa divisione 3 e guardiamo di iniziarla nel modo migliore, magari possibilmente con la vittoria. Oide, non è cambiato niente, eh? A livello di giocatori, di va. Perché, a parte che ora sono indeciso se comprare un pacchetto o due con i soldi che ho fatto o aspettare per poter comprare magari qualcuno della serie A che costa un po' di più. Vai, ora vedrò. Comunque questo è un avversario bello. Bene, inizia bene, si inizia. Perché ho detto nuovo avversario? Questo è il primo avversario. Vai, vai Ale, subito! A te avversi, io buoni. Vai! Nel mezzo, Tevez! No! Dio buono! Madonna santa di! Traversa di! Vai Tevez, è buona, questa è tua, eh! Vai Tevez, e se ti scoppiala! No! Porca troia di! Che palle di! Che a Warcraft di 1-0. Vai Tevez. No, quanta uscita. Vai Cerci. Alessio Cerci. Sì, però il merito va dato soprattutto a Driessone Mertens. Da lì, si fa tutta la fascia, si è centrato e poi tac, a lezione. Ma questo è il rigore netto, Bene, bene. Qui c'è il Nico, quasi c'è anche il rosso, perché mi sembrava anche decisamente l'ultimo uomo. Giallo, vabbè. Vai Carlitos. Eccoli! Carlitos, Tevez! Sempre, sempre, sempre go. 2-1, andiamo di. Vai, 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 vai Ale. Vai. Vai, vai, tira! Un altro rigore. Questo non so se succede. Però, dato che me l'ha dato, teniamocelo, no? E sfruttiamolo, possibilmente. Dove ve la butto? Prima da un'altra parte. E come prima. Placca ancora Carlitos. Tevez 3-1. 45esimo, bene, bene. Ma che culo però, oddio. Boia. Porca troia, che palle mando figlio questi qui. Vai Ale, vai Ale, Alessio Cerci, Ale, vai, 4-2, vai, vai che buona, Alessio, Cerci, tripletta, mi pare proprio di sì, La Lidia. Che combinazione! Tevez Cerci oggi. Magia e follia, proprio. Luck! Smette la firma anche Stefano e Sharawi. 6-2. Vai Carlitos. Tevez! 7-2. Addio, cosa ha sbagliato? E perché me l'ha sbagliato? Finisce così una partita che era un po' iniziata male, ma meno male. Alla fine siamo riusciti a sistemarla. Insomma, prima partita della divisione 3 si vince. Bene, bene. Speriamo sia una cosa positiva, nel senso. Speriamo porti fortuna.
Seconda partita. No, 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 non si capisce nulla. Insomma, vediamo un po' chi sarà e chi è il mio prossimo, vero vesta, avversario. Vedete? Lo sto 81, lo devo aprire dalla storia del Bayern, che c'ha tutto, infatti. La Bundesliga, che è poi tutta Bundesliga, c'ha... Quant'è? 4 vinti di Bayern Monaco e il restante di Borussia. Comunque, quello in attacco mi sembra di dare abbastanza noia, come quella a centrocampo. Sì, insomma, via, c'è la discreta squadra. Rigori, rigori e subito, meno male, vai. Oddio, oggi è la giornata dei rigori a favore mio, per ora. Eccoli! Dries Mertens subito, dopo quasi 4 minuti, la sblocca su rigore, 1-0. Lì, bimbi, forte Lewandowski, lì, 1-1. Buttavo giù in terra Cáceres, se ne fossi, lo so nemmeno io. Davi, facci vedere. No, vabbè, non me l'ha fatto vedere lui. Buone, buone. Vai Edu! E coppialo! 2-1 di Edu Vargas. Comunque, non so se ve ne siete accorti, è tornato, tra virgolette, il duo delle meraviglie, Vargas e Meniche in attacco. Era tante che usavo, insomma, per ora 2-1. No, no! Mamma mia, meno male, boia. Non era me prima, del primo gol. E io Lewandowski. Mamma mia, già la seconda volta che Gesù mi grazia. Boia, di alla fine devo prendere, che è Schweinsteiger. Di sì. E vabbè, di è giusto, perché comunque attaccava. 2-2. Vai Meniche, tira! Mio buono, di. No, io non l'ho nemmeno toccato, dai! Dai, però! Ecco, vedi che... Prima c'hanno il rigore a te, esulti, e poi così... Mi fa vedere. L'ha tirato, ma io non l'ho toccato, che cazzo! 3-2, Lewandowski. Vai Vargas, io buono te! Via, finisce così. Vinto de abbastanza meritatamente lui. E niente, peccato perché ci eravamo in vantaggio. Non siamo riusciti a tenerlo, vai. Ovvia, seconda partita. Persa. 1-2, per ora di vittoria. Comunque via la salvezza incominciasse un po' troppo larga, 12 punti, via. Terza partita. Guardiamo un po' di, non so, di cambiare subito l'andazzo, perché si è persa l'ultimo, vediamo un pochino. Tanto vai, tonfa, 81, senza allenatore, Serie A. Morales centrocampo, è un nano infame, classico. Porca troia, ma cos'è go? Boia di... Boh, ma guardi che merda, di certo si inizia benino. Vai Tevez, ecco, tira! Eccolo lì, Carlitos Tevez! Subito il pareggio, 1-1. Non va bene la connessione, quello di cazzo, Va, va Carlitos, vai Dale! Dai Ale, è lì, no, cazzo. Vai, vai Carlitos! Tira! No! Porca troia di... Buono, vai Carlitos! Tira! No! Quanto è uscita! Vai, vai! Che cazzo di... Oddio! Mamma mia! Io Cáceres,
Cosa ci fa a casa l'essere però? Valetelme, dove vai? Eccoli! Che gol di merda! Ma che cazzo me ne frega! 2-1 di... No, è giusto sì, perché è 2 ore comunque lo paletti, di a voglia di... Certo di che... C'è la mia soddisfazione per farlo così. Non ci credo, mamma mia. Tira! No, dai di... Tira Tevez, chiudila! Ma porca troia! Eccoli, no! Non ci credo, non ci voglio credere, dal 90esimo. Ma vaffanculo, no, non me lo fate di... Ma De non ha fatto niente, niente tutta la partita. Boh, è sempre così, all'ultimo. Ripartenza di Barbo che poi fra l'altro ha tirato Andanovic, ha fatto una zotta assurda. Boy. Già la salvezza di 10 punti. Da lì, 3 partite, 4 punti, madonna santa. Oh, un casino, è un casino. Quarta partita, si gioca in casa, speriamo vada tutto a modino. E speriamo soprattutto di vincere, perché idea. Che palle se no. Ah, un'altra volta la Serie A. Vai, vai, scerci, subito. Po non ci credo, non ci credo. È buona, è buona, è buona. No, sì. Vai, Carlitos. Vai, eccolo lì. Sempre lui, Carlos Tevez, 1-0 e andiamo di boia. È buona, e tira Trieste, cazzo. Boia di... No, no, no. Porca troia. Non fanno un cazzo e poi fanno un tiro, un go. Che palle di... Tira Tevez, eccolo lì, cazzo di... Bello di... 2-1 di... Ancora, ancora lui, Carlos Tevez. Bello Dries. Rigore, rigore, netto. Tutti fuori. No, giallo, la fase di fai. Sempre lui, Antonio Candreva la battuta. Oh. Ecco, ma vaffanculo, che palle. Ai ai di... Bene di... Boia. Gli fa il gol al primo di... Nulla. Bella roba Mertens. Vai Dries! Mertens! 3-1. Dai che manca l'incirca un quarto d'ora. Teniamo, eh. Vai, vai, Cerci. Tira. Alessio. Cerci. Ci mette la firma anche lui. 4-1 di... Dai, ormai è finita. Andiamo di... Attenzione al tiro. 4-2, Palacio. Credo e spero che ormai sia tardi, no? Eccolo qua. Finisce. Meno male si è vinto. Almeno questa. 4-2, vittoria direi meritata. E niente, andiamo a fare la vinta partita. Però quanto siamo? 7 punti su 12. Un casino, l'ho già detto, non rilievo. Questa divisione di tempo è un casino. Eccoci qui, quinta partita. Vediamo un po' di vincerla. Probabilmente questa sarà anche... Oltre ad essere la quinta, sarà anche l'ultima partita di questo video. E mamma mia, signori. Non dovete vedere l'inglese, era l'ansia, lo so come mai. Comunque, niente, speriamo appunto di concludere il video con una vittoria, possibilmente. E niente, iniziamo. Benvenuto Petri, palla al piede. Bello Gonzalo di prepotenza, di... Eccolo lì, Gonzalo Higuaín.
gli do fiducia e lui me la ripaga, diciamo. Fiducia ripagata, ecco. Coppa d'attacco Argentina, stavolta, ha fatto riposare Alessandro Cerci, insomma, dopo quasi 4 minuti, 1-0, firma Higuaín. Dio santo di... Cazzo di... 1-1, di Nova, che è Starry, tipo, è palle, mi fa sfisso ogni volta lo incontro di... Ma è Gonzalino. È rigore! È rigore! Decidedo, vorrei che vedere. Stavolta va a Tevez, vediamo se lo farà. Tevez! Mamma mia, l'aveva presa anche lui comunque, eh! Meno male è entrata, vai, 2-1. Mamma mia, meno male. Ah, Andanovic ci ha messo il manone lì. Vai, vai Tevez. Vai Tevez. Io buono. Guarda. Mamma mia. Che culo c'ho avuto lì. Vai, vai Tevez, chiudila. No, fuori gioco. No! Vai Mertens, chiudila, chiudila, chiudila! Finisci una partita che forse le azioni non sono state molte, però voglio essere onesto e sincero. E non dico che meritavo di perdere, però forse di me di vincere, perché comunque lui, cioè, ma ha tenuto Paletti gran parte anche del secondo tempo e niente, ci ho avuto tanta fortuna che ha preso pali, a volte deviazioni del difensore, come si può dire, a favore mio, appunto decisive, miracoli di Handanovic e niente. Però è andata così, sono contento e niente. Questa appunto, come ho detto prima, era l'ultima partita del video. E si deciderà tutto nel prossimo. Quello che succederà, se è partita la salvezza, è perché no, se c'è l'opportunità alla promozione. Vabbè, detto questo, allora ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo come sempre, se volete, di mettere mi piace, di condividere il video, ma soprattutto iscrivervi al canale. E niente, alla prossima. Ciao a tutti.